Secondo giorno per la Tre Valli Varesine, domani domenica 7 ottobre con la Gran Fondo, terza edizione. Saranno 130 km affrontati dai corridori che percorreranno la Gran Fondo, 103 per chi invece sosterrà la Medio Fondo. Vi facciamo vedere le strade da cui è meglio tenersi alla larga. Già da domani mattina, presto, ore 7, la zona qui del centro, a partire da Via Sacco, che è dove i corridori inizieranno la loro gara. Quindi attenzione anche al blocco Piazza Montegrappa e centro città, meglio non avvicinarsi. Dove andranno i corridori? Di qui, in Via Veratti. La faranno tutta, poi Viale Aguggiari, poi Viale Ippodromo, poi si comincia a tirare per la Valganna e lì ci sarà da divertirsi. Tutta la Valganna, Porto Ceresio, si andrà puntando verso Luino, il Medio Fondo girerà Mesenzana, il Gran Fondo invece proseguirà per Luino. Nel frattempo le strade che vi stiamo facendo vedere saranno aperte intorno alle 11 al passaggio dei corridori, che partiranno scaglionati under fino a salire fino agli over. Saranno 2000 i partecipanti alla gara. Proseguirà giù da Luino, come vi abbiamo detto, andrà verso, punterà verso il lago, passando Ferrera, Rancio, il Brinzio, Castello Cabiaglio, andando verso Gemonio, Leggiuno, Monvalle e poi risalendo Malgesso, Bardello, Gavirato, Oltrona al Lago, Calcinate. Dove andranno i corridori a quel punto? Risaliranno in Varese da Bobbiate, quella zona quindi sarà chiusa. Attenzione fino almeno al pomeriggio inoltrato, perché i corridori torneranno per arrivare qui in Via Sacco, c'è già una bicicletta, testimonianza dell'amore dei varesini per le due ruote, risaleranno da Via 25 Aprile per concludere la loro gara appunto qui davanti al comune di Varese, simbolo della città. Attenzione quindi alle strade. Per tutta la giornata di domani meglio evitare certe zone, il centro è una di queste, almeno per quanto riguarda la mattina.